Bella ragazzi, sono il Drago Rosso e bentornati in questo nuovissimo episodio di Dragon's Dogma. Allora, ho fatto un attimino di provviste, come potete vedere, cioè guardate il mio peso, quasi al massimo, perché, vabbè, oltre a questi sacchi di tuberi, latte di tuberi, salsa di tuberi, vabbè, comunque di tuberi che aumentano un po' tutto, quindi servono, guardate qui. Guardate i funghi. Ovviamente alcuni li ho raccolti praticamente andando un po' in giro, mentre altri, anzi la maggior parte, li ho comprati. Poi vabbè, i funghi memorini, anche questo. Poi vabbè, ho trovato un scioglipietra così completamente a caso andando in giro. E poi qui, vabbè, della bistecca salata. Poi vabbè. E un po' di acqua di fonte, non ne ho tantissimi tra l'altro. Di altre boccette vuote, vero? Perché no, non ho nessun'altra boccetta vuota. Sono un po' indeciso perché vorrei andare nella terra dei banditi e sterminare il mondo dei più. Oppure fare queste missioni qua dell'altro coso, dell'altro. Aspetta, dov'è che si trova? Dell'altro orizzonte qui. Ok, quindi appena prima del bosco morente. Vabbè, non è neanche troppo distante. Vabbè, il bosco morente praticamente si trova là in fondo. Vedete quella foresta là? Si trova là praticamente. Un po' dentro, ma c'è. Ma è comunque lì. Ah, tra l'altro, mi sono messo. Anzi, mi sono potenziato una magia che adesso quando torneremo a combattere. A parte che là vedo gente, ecco, sì. Anzi, appare direttamente la gente, ma perché c'è la render distance al minimo? Vabbè, ragazzi, più che altro per registrare che mi abbassa il frame rate proprio in maniera proprio. Guarda, lasciamo stare. Ma è soltanto quando registro, perché questo gioco riesco a giocarlo a settaggi massimi. Ok, massimi 60 fps, a parte quando c'è troppa roba su schermo, che vabbè il framerate scende un attimo, ma neanche troppo di così, di troppo preoccupante. Qua tra l'altro c'è anche qualcuno, Va che ti ho visto da lassù. Ma c'è qualcuno? Guardalo! Cioè, almeno io riesco a vederlo, non so se voi riuscite a vederlo, secondo me no. Però adesso ci proviamo. Perché non mi sta. No, non fare ste cose. Allora, che ne dici se vi faccio subito vedere. Se vi faccio subito vedere la mia nuova magia. È sempre una magia di ghiaccio. Questo non se ne sta neanche accorgendo. No, fermi. Questa deve essere una cosa mia. Zandra, ferma. Ecco, prenditi la cosa. Via! Figo? Ah, guarda lì degli altri. Ma hai preso la cosa, sì. Vabbè, non ho neanche visto che cosa ho preso. Che cosa ha preso Zandra. Vabbè, per scendere dobbiamo scendere per di qua, ovviamente. Là. L'unica cosa che consuma troppa, troppa, troppa resistenza. Questa è l'unica cosa. Porca vacca, guarda lì quanti. Armed bandits arisen. Senti, allora attaccati, via. Attaccateli intanto io chiamo le mie amiche meteore. Sbam. Oh, ma sempre con sto cavolo di tempo brutto. Ma porca vacca, perché? Vai, vai, vai.
Perfetto. Aspetta, è ora di utilizzare i funghi così mi leggerisco man mano. Io li finirò tutti. Tutti i funghi, tutte le carni. Tranquillamente. Ma fiasche di... che è? Una sterpaglia. Cosa me ne faccio della sterpaglia? Non me ne faccio nulla. Dov'è? Ah, un attrezzo. Lo posso combinare con per creare la freccia oleosa. Oppure questo perché era un piccone. È tutto un piccone. Freccia avvelenata. Vabbè. Quindi con una mi faccio ben 5 frecce. Va bene, e allora la cedo a Penny. Ovviamente. E vabbè, e questo è quanto. Vabbè, abbiamo già fatto un piccolo sterminio. E questa cosa, ovviamente, è una cosa assolutamente positiva. Vabbè, qui abbiamo fatto addirittura volare i banditi. Adesso, man mano che proseguiremo con la serie, ovviamente piano piano ci andremo a mettere tutte le magie, quelle più potenti del gioco, quindi tranquillamente. Oh, guarda qui. The Duke's forces grow. An army of scholars pore over old texts, all to fight the worm. Perché non mira? Avanti. Pianure di Estan. Ah, yeah. E uno. E due. E tre, perché c'era anche quella. Ia. Cazzo. Porca. Già vinto? Facciamo addosso il ciclope? Ma sì. Vabbè, Zandra che prende le varie cose. Ma va bene. Fungo. Ma va bene così. Che cacchio sta facendo? Senti, se io ti faccio un cumulo proprio... anzi, aculeo, non... ecco, proprio aculeo, glaciale, e lo potenzio al massimo così... no, sta fermo. E sbam! E sbam! Porco! Un millimetro nel farlo lanciare, non ci credo. Non è l'ho caricato, ma è già morto? Porca vacca. Allora, vabbè, ovviamente la bistecca e tutto quanto, queste cose ce le lasciamo, anzi, questa me la prendo subito, me la mangio subito. Poi, per quanto riguarda questo qui, che sono anche abbastanza pesanti, li do tutti a Zandra. Così almeno ci pensa lei, che lei è ancora molto leggera, quindi... ok, verso il bosco maledetto, allora. E magari nei prossimi episodi, così ci sono degli episodi un pochino di cazzeggio, no? Dove non andremo a fare missioni, ma andremo semplicemente in giro così a livellare un attimino. Andremo nei posti quelli più pericolosi, nei posti più pericolosi di Gransis, i più pericolosi proprio del gioco, dove lì ci sono dei mostri unici che ovviamente troverete, sono soltanto lì, e sono anche tipo i mostri, diciamo, normali più potenti, che con due colpi ti ammazza, anche se sei di livello 50 e passa, quindi lì ci sarà da divertirsi.
Lupi dove? Ah vabbè sì, ma la mia in fondo. Oh, guarda questo. Via, vattene. Ah, proprio là devo andare, sì. Hanno ammazzato un goblin? Sì. No, ammazzi i lupi così a saettate. Ma che fai? Zandra, ma... è l'unica cosa che Zandra è stralenta, però è potentissima, cioè... Zandra, tipo, one shot la maggior parte dei mostri. Non per dire. Che palle, però. Che non mira. Vabbè. Lol. Ma dov'è che è? Ah, è proprio qui? Qua in ba... ah, qua proprio, ok. È questo, sì. È questo, ok. Sbam. Allora, vediamo... Il 16 dov'è? Aspetta, dov'è che è? Nella vecchia cava nord. Vabbè, questa sarebbe l'uscita, quindi... Vabbè, sarebbe un viaggio per andare se dall'altra parte. Boh. Porca vacca, quanti lupi! Aspetta, aiuto! Aiuto! Ma porca vacca. Ecco, adesso io vi lancio. Aia! Maledetto! Ma fatemi lanciare le meteore, che così vi sfondo per bene. Dai, basta. Sbam! Oh! Adesso voglio vedere come fate. Se cadono. Ancora! Vabbè, ho sbagliato, ma va bene così, va bene così. Pioggi di meteore a go-go. Bam! Così. Va. Lupi che cadono via. Vabbè, entriamo nella grotta, anche se... No, non ci siamo mai entrati nella grotta, no. Non ci siamo mai entrati nella grotta. Sì, vabbè, sti goblin, Ma questi goblin hanno pure rotto le scatole. Altro goblin là. Ma porca vacca, ma questi goblin non hanno niente meglio da fare che... rompere le balle. Guardali. Cosa vuoi da me? Ma vattene via. Guarda che questo si arrampica. Vaffan bagno. Ha utilizzato un'acqua di fonte per rem per sbaglio, vabbè. Vabbè, tanto linfa di assenzi, ok? Questa è abbastanza utile. Qua dentro. Sì, ci siamo stati, la casa della natura. Aia, aspetta. Aspetta, ma se io... Ecco, tutti i ragni fuori! Vai, sì, dai! Venite! Proprio al centro del ciclone! Io voglio vedere come fate ora.
Aspetta. Aspetta che non si muove più. Ok. Are you all right, master? What's this? This looks interesting. Allora, vediamo un attimo. C'è un altro ragno qui? Guarda che si è imboscato. Ok, ok, la fiasca è vuota. Ok, bene, 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 bene. Vabbè, e questo è quanto. Qua c'è un'altra cosa con degli altri ragni, delle altre robe. No, non c'è niente, nessuno. Amuleto del mago, vabbè. Goblins Roman Pax arisen. Oh, sento. Sì, sì. Goblin! C'è un sopravvissuto, distruggetelo per favore. Vabbè, si è ammazzato. È una cassa quella, sì che è una cassa. Guarda come vengono nascoste. Funghi in agrodolce, così sai. Vabbè, ma quanti goblin ci sono? Porca vacca. No, ho sbagliato. Ma c'è solo lui però, non vedo nessun altro. No, sento le altre voci. Vabbè, non so dove sono però. Vabbè, sono là dietro l'angolo. Io tanto per sicurezza faccio così. E andiamo dentro là. Vedrete poi quando avrò il potenziamento di questa magia, proprio il tornado che è. Quello è soltanto un vortice, non è neanche un tornado. Allora, qui andiamo verso la cava, che poi tra l'altro ci dovrebbe essere anche qualcuno che ricordo, eccolo là, che ci dà una missione. Tanto già che ci siamo. Salve. I'm at my wit's end. I've need to travel south through this mine, but the accursed gate won't budge. Non si apre. Despite the dangers, I came this way hoping to shorten my journey. Some shortcut, eh? It is a fine waste of time if the gate cannot be lowered. Ignora offri. Vabbè. Vabbè, visto che ci dobbiamo andare, offrigli di aprire la porta, va. You see it open? Ah. To be a most welcome boon. But are you so certain you can make it so? You do seem a strong enough sort. Io sono forte. Apri la porta. Vabbè, allora già che ci. Vabbè, se è una cosa. Allora senti, no, perché altrimenti qua dobbiamo. Mercanti e mostri, bene. Dobbiamo aprire la porta. Ma è già aperta la porta! Vabbè, so. Ok, allora, fermi. Non so se ha salvato, ma nel dubbio salvo anch'io. Nel dubbio salvo anch'io. Questo è il salvataggio manuale. Se almeno sappiamo che ripartiamo da qui, in questo preciso punto. Ma il tizio dov'è, scusa? Aspetta. Attiva il meccanismo che apre la porta della miniera. Ah, hai capito. Allora, intanto facciamo questo, vediamo. Se poi tanto dobbiamo aprirlo, apriamo. Qua ci sono tipo i toponi. Ok. Ci sono un casino di funghi. Cosa ha lasciato cadere? Un nuovo marcio. Cos'è un martello? Cos'è che ho letto? Ok, allora, vediamo. Ci sono due vie. Andiamo prima per di qua, vediamo cosa c'è. Una porta. Ok. Porta sprangata. Ok, c'è un grosso pulsante. Però mi sa che usare una magia non serve a nulla. Vieni, venite. Ma prima non ha funzionato, vabbè. Allora, molto probabilmente, non so se è la strada giusta questa, molto probabilmente sì. Ma non l'ho già attivato il meccanismo? Boh, vabbè.
Vabbè, non lo so, vabbè, proviamo ad andare dall'altra parte ora, vediamo cosa riusciamo a fare. Ah, ci sono ben tre vie. Vabbè, allora. Sento dei suoni un po' così. Ok, qua è proprio, ok, qui è proprio chiuso. Non... Sembra che ci sia qualcosa dietro questo muro, ma per ora non posso farci niente, non posso neanche... No. Ok, però sembra che ci sia qualcosa dietro questo muro, ma per ora non puoi fare niente. Quindi ci dobbiamo ritornare? E mi sembrava che... Sì, che qua c'era anche una missione in cui c'erano delle cose, boh, c'erano delle vie strane. Vabbè. Proviamo per di qua, allora. Adesso non sento niente. Se ne mettevo dei versi prima. Ma che è una stanza questa? Sembrerebbe... Oh! Cazzo! Che vuoi da me? Zandra, ti ho fatta cattiva. Ti ho dato addirittura delle tecniche nuove. Porca vacca, se non ne distruggi, se non li distruggi, porca vacca. No, mi ha dato la cosa della ciccità, aspetta. E niente, io non vedo nulla. Ah, aspetta, adesso, ok. Grazie. Dai, distruggi. Ecco. Cazzo, questo è un distruttore uguale a Zandra. Vabbè, adesso è morto. Ok. Succo, ok, tuberi. Questo è morto. C'è un casino di cose qua però. Ok, fermi. Ma c'è un... Guarda, c'è una statua scolpita qua, hai visto? Io cerco di andare verso la missione. Io non so. Ah no, però è qui. Ok, è qua il coso, è qua il coso. Ok. C'è qualcosa? No, non c'è niente, però dice che è qua. Sarà qua. Aha! Eccolo. Insieme a un ammasso della faglia, marcia e vino delle nuvole. Va bene. Ah, posso per... Allora, poi, Erba lama. Vediamo questa cosa di nuovo. Erba stagionata. Ok, l'erba stagionata. Cosa dovrebbe fare? Erba stagionata. La stagionatura non ha... Ah, ne ha rafforzato i poteri curativi. Ok, ripristina vita, perfetto. Seriamente, non sto scherzando, è utilissimo. Cos'è questa musica? Oh, merda. Zandra, ma perché te vai in giro ad Spero che non attacchi me. Ecco. Questo fa un casino di danni. Aspetta, però si deve fare che rumore. Ecco. Cazzo, gli ho tolto metà vita. Sì. Consumo tutta la resistenza. Però gli tolgo mezza vita a botta. Vabbè, ma è già morto. Via, dai, è già morto. Cazzo, no. No, vuole...
Guarda che vuole me! Porca troia! Addirittura lo sperone d'orco adesso abbiamo. Aspetta. Sperone d'orco. Sporgenza cornea strappata dal cadavere di un orco usato per realizzare armi e armature. Questa la do a Zandra. Visto che io sono già pesante di mio con tutto quello che ho e tutto quello che ciò serve. Marcia, 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 marcia. Oh, addirittura di bracciali. Ok, la cosa marcia, ok. Ho capito a cosa serve. Per creare i grassi di carcassa. I grassi di carcassa servono perché aumentano la resistenza. Ecco, zana piccola. Poi sì, tutto questo praticamente. Vabbè, blocco di minerale, via. Anzi, non so se avete letto. Vabbè, ve lo faccio rileggere. Vabbè, grasso ricavato da una ricca carcassa di una bestia feroce fa recuperare una discreta quantità di resistenza. Quindi il grasso di carcassa serve anche questo. Ok, adesso ho capito cos'è che serve. Quindi, ok, quindi è questa la zona. Oh, vabbè, dobbiamo venire tutti qui. Allora, venite qui. No, pipistrello. Dai, venite. Venite tutti. Dovete venire tutti qui però. Venite. Perfetto. Vai a riferire. Ok. E ho sentito anche un goblin. Guarda che lancia la torcia questa. Cioè questo. Via, vaffanbagno. Ok, adesso ritorniamo indietro. Anche i topi se danno la carne. Uovo marcio. Fammi vedere l'uovo marcio. Che lo posso per creare due robette che non so. Va bene. Due robette che non so. Il beneficio, vabbè. Ok, allora. È giorno. Sì, lo si può capire perché ci sono i raggi del sole. Se fosse notte non si... Cioè sarebbe tutto nero praticamente. Allora, eccoti. La via libera. Happy news that. I'll just be on my way then. Hey. Still rife with monsters, is it? Well, that won't do at all. Come pieno di mostri. Say, you've half cleared the path already, sir. Fancy finishing the job for a fella? I've every confidence you'll prevail, I do. Off you go then. I've learned what you mean this quest. The monsters await a risen. Vabbè, rientriamo. Vabbè. Ah, già che ci siamo, facciamolo. Sì, è un percorso utile, sì. No, perché spegni? No, rimetti perché altrimenti dopo non si vede niente. Adesso andiamo per di qui. Ecco, e vediamo che cosa ci aspetta. Fa un bagno. Nessun'altra risposta sembra. Oh. Chiave della cava. Chiave della cava. Chiave della cava, senza dubbio creata dagli antichi costruttori. Sembra qualcosa di veramente, veramente, veramente... Porca la miseria! Ma cosa fai? Ma perché questi si mettono a giocare con... Ah, niente? Aspetta, qua c'è qualcosa. Ecco, c'è qualcosa di... dietro il muro. Ma io non lo posso distruggere tipo con il sisma. Aspetta, adesso io voglio provare questa cosa. Guarda, non è che devo utilizzare il piccone.
niente. Prendete tutti i materiali così e dopo se mi servono che cacchio. Ah, erba da campo, così, così distruggendo queste cose. Sì, cos'è? Mi ricorda molto i giochi anni 90, no? Che spacchi le casse e saltava fuori il drop, tipo, vabbè. Però comunque ci sono un casino di suoni strani, inquietanti soprattutto. Qui è tutto bloccato. Qui? Aspetta, qua dentro non ci sono sta... Oh! No, ma non, cosa... Cos'è sta cosa? Vaffanculo! Sti pipistrelli! Ma cos'è? Un labirinto sto coso? Ma noi qua non usciamo più, aspetta, no, qua... Che cacchio è mirato? Tiè! Addirittura, no... E allora io me ne vado. Allora, qua, scusa, qua cosa c'è? Visto che... Ci siamo. Chi c'è? Chi c'è dall'altra parte? Ah, morti. Sì. Va bene, ci faremo un'altra esplorazione qua. Per il momento andiamo dall'altra parte. Zandra, venite. Zandra, Penny e anche l'altro che non ne so mai i nomi. Cioè, non ne sono mai riuscito a capire come che si chiama. Proseguiamo. Faccio un altro salvataggio così nel dubbio. Andiamo. Ah, è qua. Ah, hai capito. Oh. Ho visto qualcosa. Oh, ho visto come una bolla. Oh, ho visto male io. Yeah. Ci sono un casino di ragni qua. Aia. Io faccio così. Sì, ma non vedo niente. Sono proprio in mezzo. Aspetta, allora. Aspettate un attimo. Veleno di ragno. Porca di quella. Allora, qua c'è un altro di questo coso. Io faccio acculio glaciale. Neccala. Vabbè, è stralento. Portatelo qui, per favore. Portatelo qui. Brava. 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 Che cacchio. Aspetta, ha rapito Zandra. Cioè, ma hai visto che cosa ha fatto? Ha rapito Zandra e... Cazzo. Portatela qui per favore da me. Oh, porca di quella. Vabbè. Di quella. No, qua non si può proprio combattere. Aspetta. Tanto quelli ci seguono, vero? Zandra? Porca troia. È morto? No? No, vabbè, non ci credo. Aspetta, qua stiamo rischiando la morte. Letteralmente.
Vai. Che ca... Sì, vabbè. Ma se ho effetto sisma? No, non ci pensare. Cazzo. Spam. Vabbè. L'altro è morto, mi sa di sì. Vabbè, ma è quasi morto. Qua Zandra, qua. Cioè, rischiare la morte, cioè, è una delle cose, cioè, che qua è l'ordine del giorno, praticamente. No, li ho rischiato non sapete quanto. Io ho rischiato, voi non sapete quanto. Vabbè, comunque siamo usciti. Questa è... sì, porta a portare all'esterno, ma è diventata notte nel frattempo, mi sa di sì, eh. Sì, ecco. E siamo qua praticamente. Noi usciamo da qui. Noi siamo qua. Qua questo praticamente è il castello del Forte Ombra. Niente, abbiamo fatto tutto sto giro praticamente. Adesso non vorrei dire, ma da queste parti ci dovrebbe essere un accampamento da qualche parte. L'unica cosa è che io non vedo niente. Se non sbaglio qui ci dovrebbe essere un mostro molto forte qua in giro in questo bosco. Solo che di notte non vedo nulla. Cioè, io vedrei pure quel cosina, anche se proprio qua in maniera quasi impercettibile. Però aspetta, lì vedo qualcosa, ma non so se è... no, è un albero quello. No, allora c'è... è una trappola. Qui c'è una trappola. Ecco, guarda, vedi? Questo è un muro e qua c'è la trappola. No, io questo posto non lo conosco per niente. Questo è uno dei posti che ci sono stato meno in assoluto. Per questo non mi ricordo niente. Cos'è sta cosa? Perché c'è questo cumulo di roccia? Peccato che non esista un binocolo o qualcosa di simile per vedere meglio in allontana. Bosco del fuoco infernale. Ah, bene, mi fa piacere. Scusa, ma... ah, informa che hai eliminato gli orchi. Ah, dovevo tornare pure indietro, bene. Ma vabbè, lo farò in un altro episodio. A informare il tizio, vorrei un attimino esplorare qua se possibile. Ah, cioè qua c'è addirittura un albero, cioè proprio strappato via, presumibilmente dal vento. Cos'è? Ah, Sauri, fermi. Sta zitto. Don't worry yourself. Sauri qua? Ah beh sì, là, ma pure detto che c'è un lago qua vicino, quindi sì. Adesso ci penso io. Porca vacca, vi lancio una meteora che... lascia stare. Ok. Fermi.
Fermi che qua veramente. Mostri dove? Ah, ah, intendi sempre i sauri. Bravo. Peccato che in questo gioco non esista la luna che almeno illumini un attimino. Ma ci sono le trote qua, guarda, ci sono le trote. Allora sì, qualche trota la prendo perché danno resistenza. Perfetto. Anzi, già che ci siamo, esploriamo un attimino di più, ma solo leggermente, non mi... Lago degli stenti, bene. Là tra l'altro vedo un focherello, tipo un focherello. E si sta facendo anche giorno, pian pianino, vero? Boh. Non lo so con esattezza, ma vabbè. Non lo so, l'unica cosa che so è che qua dobbiamo fare il giro lungo. Ecco, coda di Sauro. È un materiale. Ma è stranissima questa cosa. Vabbè che è notte, non è che si riesce a capire bene, purtroppo. Però devo dire che questa zona è molto strana. È abbastanza strana questa zona, devo dire. L'acqua attira le bestie. Sì, si cerca di fare... di fare attenzione. Io sento dei versi però. Sì, comunque piano piano si sta facendo. Chi è quelli? Ah, goblin. Cioè, a quest'ora della notte poi neanche dici. Questi c'hanno lo scudo, porca di quella vacca. Cos'era quel verso lì? Cazzo è quel rob... Oh merda! Merda! Non so se siamo pronti per questo e non posso nemmeno salvare. Perché siamo in combattimento. Che cazzo. Ma vaffa. Zan. No. Porca puttana troia. Aspetta. No vabbè, ma non ci credo. Aspetta, siamo in difficoltà. Abbiamo 40.000 nemici più questo coso che voi non vedrete mai. Porca troia. Sì. Là. Occhio. Che cazzo sta a fa quello? Aspetta. Che se evoca Meteor qua succede un macello. Aspetta, io mi curo anche, cioè... Ora, non per qualcosa, ma...
Allora, un cosina. Mi prendo ca... No, no. Cavacca. No, se siamo troppo in difficoltà scappiamo via. Là. Porca vacca. Sì, ma dove è andato quel brutto signore là? Mi sa che è scappato via. No, eccolo là. È ritornato. Oh, è caduto. È caduto, aspetta. Sì, aspetta, cioè, ma tu sai quanta vita c'ha questo? No. Veloce, porca vacca, la lentezza di questa cosa. Porca di quella. Ho finito la cosa della fonte. Salve. Sì, è troppo forte. Io posso utilizzare questi, ma ne ho solo tanto. Otto! Adesso 3. No, ma non ce la facciamo. Questa è ancora troppo forte. Non cadere. Continua a utilizzare la tua magia. Bene. Ok. Questa fa male. C'è un macello. Alien resiste, adesso arrivo. Ma porca. Niente. E sta coda. L'unico problema è che sono lentissimo a lanciare le magie ancora. Non sono abbastanza veloce. Dove cacchio? Alien è ancora morto. Adesso ci penso io, aspetta. Adesso è distratto. E resiste. Sì, tutti quanti sono morti. Ecco. Mannaggia te. Ecco adesso se sta facendo giorno. Lo sento. No, ma non è ce la facciamo a ucciderlo però. Ma tanti auguri, eh. Poi... Sì. Andiamo a... Crustolito per bene. Penny, sei te l'unica con l'arco. Vabbè, in realtà anch'io, se per quello. Ok. Very well.
dai, 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 il massimo. E... non ce la faremo mai. Cioè, qui veramente abbiamo... Questa me la sono cercata proprio, ti è... Qua me la sono veramente cercata. Io posso utilizzare questa per... quando in volo devi buttarlo giù, perché altrimenti veramente non saprei. Ma l'avete buttato a terra, sì. Cavacca. Cioè, one shot a lui. Lui le mie pedine le one shot. Dove cacchio vai? Aspetta, Penny è messa male. No, ma non ce la facciamo, eh. Anzi, forse sì, ma ci impieghiamo troppo. E io devo preparare la magia, non ne posso fare così. Porca vacca. Non so io a lui. Se ho letteralmente ammazzato. E levati! Porca di quella! No, non ce la si fa! No, 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 no! Non ce la si fa, ragazzi! Tiè! No, basta, abbiamo provato! Sì, sì, sì! Senti, io me ne vado, ciao, è stato bello. Me ne ritorno a Gran Soren e basta. Basta, no, no ragazzi, non ce la facciamo, ci impieghiamo troppo altrimenti. Vabbè, è missione fallita. Capirai. Togli sto coso. Togli. Ma che ca... Vabbè, mi sei tipo buggata la cosa. Se devo riaprirla. No, ragazzi, veramente, cioè non... No, proprio no. Vabbè. Cioè... Davvero, cioè, avete visto? Avete visto? Comunque, ragazzi, io... Per il momento direi che Dragon's Dogma può finire qua. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi, se vi andranno aggiornati i prossimi episodi di questo gioco di altri giochi, mettere un bel pollice in su se è piaciuto l'episodio, ma non è che la vostra. Nei commenti, noi ci risentiamo a un prossimo video. Bella!